Il ponte sullo stretto di Messina, dopo l'accantonamento del progetto da parte del governo Prodi, venerdì potrebbe tornare ad essere fattibile. Infatti il CIPE dovrebbe ristanziare gli investimenti di competenza statale pari a quasi 1,3 miliardi di euro. Ritorna così un progetto al centro di numerose polemiche, ma voluto dal precedente governo Berlusconi per il rilancio delle infrastrutture ritenute fondamentali, specie in questo momento di crisi, per far ripartire la ripresa economica, ma anche per dotare tutto il Sud di un'opera ritenuta essenziale per il suo sviluppo. Farlo sarebbe la sconfitta definitiva dell'Italia dei no, del non fare, dell'immobilismo, delle chiacchiere, dell'inconcludenza politica e anche dell'ambientalismo radicale che vuole che tutto resti fisso, immobile, arcaico. Serve perché sarebbe uno slancio per i trasporti del Sud che versano in uno stato drammatico e potrebbe rappresentare anche un simbolo, e i simboli sono importanti, di un paese che finalmente investe nelle infrastrutture. Potremmo aprire il primo cantiere a novembre del 2010, ha detto il ministro Matteoli, e già nel 2016 il ponte potrebbe essere percorso dalla prima automobile, ha aggiunto. Di poco superiore ai 6 miliardi di euro, il costo complessivo dell'opera, in gran parte sostenuto dai privati.